Congresso nazionale dei chimici, oggi anche le professioni tecniche, si è parlato anche di fondi europei e dell'importanza di saperli utilizzare correttamente. Certamente, perché l'esperienza del vecchio programma, cioè il 2007-2013, oggi ci dà come risultato che oltre il 40% dei fondi non si riescono a spendere. E non si riescono a spendere da un lato per la burocrazia, dall'altro lato non si riescono a spendere perché i programmi ci sono stati calati dall'alto, cioè il cosiddetto partenariato che doveva essere fatto non è stato fatto, o quantomeno non è stato fatto nella maniera convinta con cui doveva essere fatto. Fortunatamente la Commissione europea è a conoscenza di ciò, noi stessi come categoria siamo stati sollecitati nello scorso mese di gennaio da parte della Commissione a diventare parte attiva e quindi non aspettare che ci invitino nella stesura dei nuovi programmi, ma chiedere noi stessi, come soggetti portatori di interesse, di dare il nostro contributo. Questo lo stiamo facendo, speriamo quindi di dare una mano anzitutto ai nostri professionisti iscritti ai vari albi e ordini e collegi e dall'altro lato speriamo di dare una mano al Paese perché si possa uscire in qualche modo da questa situazione di stagno, utilizzare quindi meglio i nuovi fondi, fare dei programmi che siano realistici, che siano applicabili, che siano realizzabili.